Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Quello che si diceva prima, cioè, tutti stanno tenendo toni molto bassi, perché replicare a Berlusconi in questa fase significa acuire il livello dello scontro, e poi a quel punto la situazione potrebbe diventare davvero irrisolvibile e degenerare. Detto questo, secondo me sono vere tutte le interpretazioni che stanno circolando. Questo naturalmente è un problema, nel senso che Berlusconi fa Berlusconi e quindi non c'è niente di nuovo rispetto al passato. Però è anche vero che c'è anche, come dire, forse una mancanza di autocontrollo, che dipende anche sicuramente dall'età, dal suo stato, diciamo, psicofisico, anche da una psicologia molto complessa. Io sono convinto che in questo momento Berlusconi ha la sola idea di dover entrare in posizione minoritaria all'interno di un governo soffre di centrodestra, che in fondo è una sua creatura storica, ma insomma è un uomo che sta soffrendo le pene dell'inferno, ed è persino comprensibile vista la visione proprietaria che ha sempre avuto del centrodestra e della politica. L'idea che lui parli del suo uomo che è un nostro dipendente, di mio figlio che parla con la Meloni, dall'idea di una visione della politica che non è nuova, è sempre stata la sua, e naturalmente non fa altro che riproporla. L'unica cosa che mi viene da dire è questa, che quando fai azioni così dirompenti, se sei un buon politico, e Berlusconi lo è stato perlomeno, devi avere un qualche obiettivo pragmatico, altrimenti appunto, è semplicemente... E qual è l'obiettivo? La giustizia, allora, per davvero? L'idea che voglia minare il centrodestra non ci sta. Probabilmente vuole logorare la Meloni anche nell'ipotesi di una formula di governo di centrodestra, che a quel punto non sarebbe più guidato dalla Meloni, se uno volesse spingersi troppo oltre. Oppure, più semplicemente, è una postura negoziale. Hai poco, e con quel poco che hai cerchi di ottenere il massimo possibile. Ma uno degli obiettivi è o non è il Ministero della Giustizia, o è soltanto una battaglia così, insomma, tanto per... Il Ministero della Giustizia e delle Comunicazioni non è una battaglia simbolica, è una battaglia reale, che dà senso alla ragione stessa per cui Berlusconi ha fatto politica sin dal primo giorno, quindi anche da questo punto di vista nessuna novità. L'unica cosa che mi sento di aggiungere, perché non è stato notato fino adesso, che se mi dai il titolo bene, Campi, perché vedo che arrivano nel frattempo agenzie. Se vuoi veramente bene ad una persona, non gli mandi del Lambrusco, perché ci sono vini migliori, quindi va bene. Che sia tutta inventata quella storia dello scambio con Putin. E però adesso arriviamo a quella storia, perché insomma, secondo me merita.